Per quel che mi riguarda sono Andrea Porcheddu, sono qui non solo per la curiosità di parlare con Declan e con Nick e con gli altri che seguiranno, ma anche per un piccolo laboratorio di critica teatrale che stiamo facendo con alcuni giovani critici che vengono da varie parti d'Italia e che seguono, stanno seguendo, alcuni di voi magari l'hanno già incontrati, stanno seguendo un po' tutti i vostri laboratori. Allora, sono tante le domande che mi sono, che insomma, vorrei porgere ai nostri amici, ai nostri graditissimi ospiti. E se l'anno scorso appunto parlammo più di scena, più di scenografia, però su questo tema vorrei ritornare, vorrei focalizzarmi oggi maggiormente sul rapporto tra regista e attore e in particolare sul rapporto sul laboratorio, no? Visto che siamo qui in un campus, e capire anche il rapporto maestro-allievo. Ma prima di tutto, appunto abbiamo detto che noi siamo qua a fare un laboratorio di critica, ebbene, Ormerod, Donnellan, spero non diano il cattivo esempio, non ci hanno ammesso al laboratorio, non ci hanno accettato. Ci hanno chiesto, molto cortesemente, di non entrare, di non disturbare il laboratorio. E, ovviamente noi siamo rimasti molto male, inutile dirlo, eravamo molto curiosi, perché capite che per un critico, tanto più magari un giovane critico che si affaccia per le prime volte a questo finto mestiere, avere il privilegio di poter entrare in un laboratorio, di poter assistere al momento creativo, no? Vedere la fucina, vedere quello che succede, cioè, è un privilegio raro, è un momento molto emozionante e molto bello. Tanto anche perché abbiamo scoperto poi che, ad esempio, Claudio Tolcacir, che è qui come maestro, ha fatto un laboratorio con Donnellan e Ormerod a Buenos Aires, no? E lui faceva l'attore in questo laboratorio, no? Ce l'ha raccontato. Quindi immaginate, cioè, che con quanta smania saremmo voluti entrare dentro questi laboratori e vedere che succede se poi dai laboratori di Donnellan e Ormerod escono fuori Tolcacir e altri attori simili. Però non siamo potuti entrare. Allora, la prima domanda, che naturalmente scherzosamente diciamo perché non ci hai voluto, perché non ci avete voluto, ma naturalmente questa domanda contiene molte altre domande. Esiste un atto di creazione? Esiste un momento di creatività teatrale? Quanto c'è di metodo trasmittibile all'interno di un laboratorio? Che cos'è un laboratorio? Che ruolo ha un maestro? E perché questo momento di trasmissione del sapere è un momento intimo, che non deve essere disturbato da un signore con la giacchetta che prende appunti in un angolo e spia quello che sta accadendo. Quindi ecco, questa è la prima domanda. Ok, thank you. It's much easier to do you than him, but I'm going to work to my best. Okay. Thank you, it's very nice to be here. Grazie, molto piacevole per me essere qui. We do a lot of work on the space, and this space has become transformed in the last 5 minutes with these very bright lights. Noi lavoriamo molto sullo spazio e questo spazio qui è stato molto trasformato negli ultimi 5 minuti con queste luci molto forti. And I can't see your faces at all. E non vedo le vostre facce. So I'd be very grateful. Could they possibly be turned down a little bit? Sarei molto grato se potete abbassare forse queste luci qui. Because, oh, thank you. Grazie. You are very, very beautiful. Siete tutti molto belli. Siete tutti belli. Molto belli. Thank you. Grazie. Thank you. Okay, good. Bene. So, that's much, much better. Thank you very much. Isn't it? Yes. Grazie. Okay. I think the reason that it's difficult to bring to let anybody into a rehearsal room. Il motivo per cui è difficile lasciare chiunque dentro una stanza di prove is not because there is some secret to be guarded. Non è per il fatto che c'è qualche, non è per il motivo per
che c'è qualche segreto da proteggere. You know, we are not a Gnostic, Gnostic priesthood. Gnosticismo. Non facciamo parte di un ordine segreto di preti. There are no secrets, it's not that. Non abbiamo segreti, non è quello. It's just that it's very difficult to achieve intimacy. Soltanto che è molto difficile ottenere l'intimità. And it is, I think, fair enough to say a modern obsession to destroy intimacy. Forse potrei dire che è un'ossessione della vita moderna distruggere l'intimità. So through Facebook, through the internet. Attraverso Facebook e in internet. We have multiple access to multiple acts. Abbiamo molto accesso a una molteplicità di atti. You know, we can have 300 friends on Facebook. Abbiamo forse 300 amici in Facebook. And we can have access to all sorts of things on via the internet. Abbiamo accesso contemporaneamente a tutta una serie di cose via internet. You can have access, of course, to pornography on the internet. E subito abbiamo accesso anche alla pornografia in internet. But all of these things actually do not bring us any closer. Ma tutte queste cose non ci portano in nessun modo più vicini. And this is the problem. They make us further apart in a way, I think. E questo è un problema perché forse queste cose ci allontanano ancora di più, penso io. So the thing that seems to do one thing in fact does the opposite. Quindi una cosa che apparentemente fa una cosa in realtà fa l'opposto di quella cosa. And the rehearsal room is a space which we try to make as intimate as possible. Quindi la stanza delle prove è uno spazio che cerchiamo di rendere il più intimo possibile. Not because we're running around with no clothes on or anything like that. Non perché corriamo in giro nudi, spogliati o cose così. But because just to make some ordinary contact with each other is very difficult. Ma soltanto per il semplice motivo che cerchiamo di ottenere un contatto ordinario tra di noi. There is something strange, I think, from people imagine that the process of making a play is somehow very robust. Spesso si immagina che il processo nel costruire un'opera teatrale è molto robusto, molto forte. That the director knows what he's doing. Che il regista sa esattamente quello che sta facendo. He tells the actors what to do. Dice agli attori quello che devono fare. He's very solid ideas. Ha delle idee molto solide. The actor's quite solid in receiving these ideas. E lui è molto solido nel ricevere queste idee. But it's not like that. Ma non è così. It's like a permanent first date. È come una prima uscita con la tua compagna permanente. Like, yes, and in a way, I mean, I use this image, but you know, it's a cheap laugh, but it's a useful one, which is this isn't anything to do with critics. It's to do with anybody who is not participating in the event. Questo non ha a che fare necessariamente con i critici. Ha a che fare con chiunque che non sta partecipando nell'evento. But it'd be like saying to somebody, you know, when you have sex tonight. Ma come dire a qualcuno, senti, quando tu stasera fai sesso? Would it be all right if I came and sat in at the corner of the room? Ti dispiace se mi metto lì nell'angolo della stanza? You won't notice me there. Non ti renderai conto che sono lì nell'angolo. I might make a few notes. Prenderò magari degli appunti. And have a couple of students. E porto un paio di studenti. But you won't notice. I promise. Non ti renderai conto di noi nell'angolo. And just carry on as normal. Fai come se non ci fossimo. I'm not there. Noi non ci siamo. So, I hope most of us would understand why that poses a problem. Spero che capiate con questa situazione perché sussiste il problema. And not necessarily because you have strange sexual tastes and like dressing up as a gorilla. E non necessariamente perché avete delle fantasie sessuali strane e vi vestite da gorilla. What you do in bed might be unspeakably boring, but it is still yours and it is private. Quello che fate a letto potrebbe essere una cosa molto noiosa, ma è sempre una cosa vostra ed è una cosa per definizione privata. And it changes its meaning if it's observed. E se questo atto è osservato cambia di significato. If it's observed, it just changes the space.
se osservato, cambia lo spazio. So now, if I was talking to you, se io, say there was another audience of 2,000 people watching us. Se io, come adesso mi rivolgo a voi, provate a pensare a un pubblico di altre 2,000 persone che ci osservano. It would be very strange. Sarebbe molto strano. In fact, you know, there are cameras, and these days everything has to be recorded, and I understand that. Ci sono adesso le camere da riprese, tutto deve essere registrato, e io But capisco of course, questo. Over the years, we all become much less intimate because the contact has been coarsened. Ma attraverso gli anni diventiamo tutti un po' forse meno intimi perché il contatto è stato alleggerito. I think theater is a very important thing because I think it's one place where we can preserve intimacy. E il teatro è un posto molto importante perché è forse l'unico luogo dove possiamo preservare l'intimità. One reason is because it's elitist. Un motivo è perché è elitaria. And by the elite, I mean there's some people in the theater and some people outside the theater. E per elite intendo che ci sono delle persone dentro il teatro e alcuni fuori il teatro. I'm not talking about wanting a bourgeois audience. I'm not talking about that at all. Non sto parlando di fare entrare un pubblico tutto borghese. Non è questo il senso. in that sense of elite, but I mean there is a small number of privileged people who are watching the performance. Che c'è un piccolo numero di persone privilegiate che stanno seguendo, stanno guardando il performance. And there are a lot of other people, more people, who are not privileged and who are not watching the performance. E che c'è un grande numero di altre persone che non hanno questo privilegio, che sono all'esterno del teatro. And that's part of the meaning of the event. E questo ha a che fare con il significato dell'evento. I had somebody from the Minister for Culture recently talking about how if we could video some performances. C'è qualcuno del Ministro della Cultura inglese che ci ha chiesto se potevamo fare delle riprese di alcune performance. She has now lost her job, but ha perso il suo lavoro. But she did say, not as a result of this, but non come risultato di quella richiesta. But she did say, you know, if we could video because some people find it difficult to get to the theater. Ci ha chiesto se potevamo fare queste riprese video perché alcuni hanno difficoltà ad arrivare al teatro. And fine. And some people, you know, have families to tend to, so they can watch some of the performance and then go off and make tea, make dinner, and then come back and see a bit later on. Perché alcuni hanno delle famiglie, devono stare dietro i figli, e poi possono andare a fare il tè, possono fare la cena, possono tornare allo spettacolo e la vita continua. And that's fine. E va bene. It's just not what we do. Ma non è quello che facciamo noi. And I think and I feel quite fierce just in guarding a space where we can do something that's intimate, where anybody can come. E sono abbastanza convinto e rimango di questa convinzione che possiamo creare questo spazio dove tutti possono venire. But when you come, you come. Ma quando venite, venite. And if you don't come, you don't come. E se non venite, non venite. So I think that's very important. But vorrei aggiungere that if the event is observed, it is changed. Se l'evento ha degli osservatori è osservato, cambia quell'evento. And it's not and always in the direction of destroying intimacy. Sempre nella direzione di una distruzione della possibile intimità che si crei. Because that is the ineluctable movement. Perché quello è il movimento ineluttabile. You do this thing, it's great. Fai questa cosa che va molto bene. Why don't we put it on a stage for 3,000 people? Perché non lo mettiamo sul palco per 3,000 persone? And then more people can watch this small event. E così altrettante persone possono guardare questo piccolo evento. Do you see what I mean? Things can't be expanded like that. Le cose non possono essere ingrandite in questa maniera. Otherwise they are changed and we lose the humanity of proportion. E così altrimenti perdiamo l'umanità della proporzione. And we only do this to make human contact. L'unico motivo per cui facciamo questo mestiere è per creare e per ottenere il contatto umano. Not to be clever, not to teach. Non per insegnare necessariamente, non per essere brillanti. Just to be together. Ma per essere insieme, per stare insieme. Because we're not. Perché nella vita non lo siamo. And less and lesser. E questo continua sempre di più. That's my answer. Questa è la mia risposta. Grazie.
dopo questa condanna a morte. Grazie. Questa condanna a morte del mestiere di critico, cerco di rifarmi in qualche modo. Tanti temi, ma vorrei collegarmi a quest'ultima riflessione anticipando una domanda che avrei fatto dopo. E qualche sera fa con il maestro Donnellan e con il maestro Ormerod parlavamo di connection, being connected. Mi è sembrato di capire che questa parola, questo termine, questa attitudine fosse molto importante nel teatro. All'interno del libro c'è una differenza, una dialettica tra concentrazione e attenzione. Mi pare che però appunto la connection sia qualcosa di più e di diverso, forse più sottile, anche e soprattutto nel lavoro d'attore e di spettatore, nel lavoro di spettatore, che è un lavoro non facile. E allora ecco, vorrei che appunto il maestro ci raccontasse un po' meglio cosa significano questi termini per lui. Yes, I have found it useful. Ho trovato utile to make a distinction between concentration and attention. Ho trovato utile trovare una distinzione tra concentrazione e attenzione. And to perceive of them as being enemies. E di percepirli come nemici. So that they can't both exist at the same time. In modo che non possono esistere nello stesso momento. And so that if you concentrate on something, quindi se ti concentri su qualcosa, you no longer pay attention to it. Non presti più attenzione a quella cosa. And if you're pushed into working hard, or if you concentrate, the more you concentrate, the less you're paying attention and the less you can be present. Quindi se qualcuno ti spinge a concentrare su qualcosa, forse meno presti attenzione a quella cosa e forse meno sei presente. And it's difficult because we're brought up to concentrate. E questa è una cosa difficile perché siamo cresciuti, ci insegnano a concentrarci. It's an easy way to give pleasure to teachers and parents. È un modo facile per dar piacere ai nostri insegnanti, ai nostri genitori. Poor things, they need to torture and punish every now and then, but concentrate. Poveri, loro ci devono torturare, ogni tanto ci dicono concentrarti, concentrarsi. And then people feel better, people can make you feel bad because you're not concentrating. Poi spesso cioè, così tutti possiamo sentirci meglio e così ci fanno sentire spesso male perché non ci stiamo concentrando. But I on the whole, I think concentration is really bad for you. Ma io penso che la concentrazione ci fa, può farci male. Può... The problem is a lot of things that I say sound facetious, and the problem is I really mean them. Forse molte delle cose che dico hanno una loro leggerezza, ma io veramente sono convinto di queste cose. I'm not being funny. I mean, concentration is really bad. Non sto scherzando. Concentrazione può essere veramente un male. Absence is bad. L'assenza è un male. But the important thing is to be present. La cosa importante è essere invece presente. And attention is, and the problem is that attention is a gift. E il problema è che l'attenzione è invece un regalo. And that's the problem with attention. That's why we don't like it very much. E questo è il problema con l'attenzione, il motivo per cui non ci troviamo bene con questa cosa. Because it can come and go when it likes. Perché può venire e andare come gli pare. Concentration we can turn on like a tap. Concentrazione la possiamo accendere e spegnere come un rubinetto. So we feel very good, we feel in control. Così ci sentiamo anche molto bene, in controllo. E così alcuni che vogliono insegnarci qualcosa riescono a... And have fun inside our heads. Si divertono nelle nostre teste, no? Can frighten us because we're not concentrating enough. Ci possono anche spaventare perché non siamo abbastanza concentrati. And I think we just have to beware concentration, because it's the opposite of absence. E così dobbiamo essere consapevoli della concentrazione perché è l'opposto dell'assenza. In so far as they're both extremes. In quanto entrambi gli estremi. And the problem is attention comes by grace. Che un altro problema è che l'attenzione arriva per grazia.
that kind of we don't like because we can't control it. E non ci piace sempre questa cosa perché è fuori dal nostro controllo. And I shocked the actors today. I told them that they should never be creative. Oggi ho fatto un shock agli attori, studenti, gli ho detto di non essere mai creativi. That actually creative tends to be about me. Perché il creativo ha a che fare me being creative. Riguarda me, la mia creatività. And as soon as we start trying to be creative. E quando proviamo a essere creativi, the worst possible outcome is concentrating on being creative. Il peggior possibile risultato sarebbe il concentrarsi su essere creativi. The better thing to do is to try to be curious. You can't try anything but hope that you are curious. La cosa migliore sarebbe di almeno sperare di essere piuttosto che creativi, curiosi. Curiosity is so much better for us than creativity. La curiosità è una cosa molto meglio per noi rispetto alla creatività. Of course we become creative when we are curious. Certamente possiamo diventare creativi quando siamo curiosi. But I'm sure that great artists like Shakespeare. Ma sono sicuro che grandi artisti come Shakespeare were very curious. Erano curiosissimi. And not very interested in being creative. E non erano così interessati ad essere creativi. Penso che sia così. La domanda viene immediata. Che cos'è Shakespeare per Donna Elena Ormerod? The question comes to me, what is Shakespeare for you? I'm sorry. Who writes your scripts? Chi scrive le tue domande? Anyway, very good. Oh, it's such an easy question to answer that. È così una facile risposta per. Well, he's definitely William Shakespeare. Shakespeare è sicuramente William Shakespeare. He's definitely the son of a glove maker from the Midlands of England who couldn't write his own name. È sicuramente il figlio di uno che fabbricava guanti, che nasce nei Midlands dell'Inghilterra, che aveva un padre che non sapeva neanche scrivere il suo nome. What I love is the industry that it can't be Shakespeare. Ma quello che trovo interessante è questa industria intorno a lui che non è Shakespeare. And there are various contenders. E che ci sono anche il. There are various contenders, people who want the prize of being Shakespeare. Sì, ci sono altri concorrenti che vorrebbero questo premio di essere Shakespeare. Sir Francis Bacon. Sir Francis Bacon. The Earl of Oxford. Earl of Oxford. The Earl of Southampton. Earl of Southampton. Even some maniacs have suggested Queen Elizabeth I. alcuni pazzi hanno anche suggerito Queen Elizabeth la prima. But you'll notice that none of them are called Fred Smith. Who's the butcher? Ma nessuno di questi si chiama Fred Smith, che è il macellaio. No. It has to be an earl. Ci deve essere il and, earl. It has to be some. And I think one of the reasons for it is our incredible. I personally think it's our incredible envy of him. C'è una grande motivo per questo, per tutto questo, è che c'è una grande invidia per because lui. Because he has to be something better than it takes me off the hook. Perché, able to do that. Perché lui dovrebbe essere qualcosa di più elevato, perché questo mi libera dalla responsabilità di arrivare a quella bravura. But I'm fascinated by this energy to prove Shakespeare wasn't Shakespeare. Ma mi trovo affascinante questa grande energia a dare prova al fatto che Shakespeare non era in effetti Shakespeare. And where it comes from. E da dove viene? You probably didn't mean that, did you? Forse non era. No, so going back, tornando al rapporto con l'attore, che mi sembra poi anche molto interessante investigare in questa sede. Prima di parlare del concetto di target, che mi sembra appunto fondante, in apertura del libro ci sono una serie di domande, una serie di dubbi, una serie di paure che sono riferite all'attore in scena, ma poi leggendole, insomma, ci si può riconoscere facilmente anche come esseri umani. E sono le domande eterne che magari ci poniamo sempre, ma insomma sono molto divertenti e provo a leggerle, a tradurle. E non so
che cosa sto facendo, non so che cosa voglio, non so chi sono, non so come mi dovrei muovere, non so come mi dovrei sentire, non so che cosa sto dicendo, non so che cosa sto playing, recitando, diciamo noi. Paura, no? Che cos'è la paura dell'attore? Come combattere la paura dell'attore? E quanto e come il rapporto tra regista e attore può far superare questa paura? Well, it's difficult really because the fear comes and we know not where it comes from. È una questione difficile perché la paura arriva e non sappiamo sempre da dove arriva questa paura. An actor's fear is an unusual fear because a lot of people don't quite understand it. E la paura di un attore è una paura singolare perché non tutti la capiscono. But I think most of our irrational fears. Ma gran parte delle nostre paure irrazionali are really our terrible fear of loss. Derivano da una paura terribile della perdita. And our fear of loss is so monumental and so sickening that we can't even feel it. E la nostra paura della perdita è così monumentale, così ci arriva che non arriviamo neanche a sentirla. So we spend a lot of time deluding ourselves that we don't need to lose things. Quindi passiamo molto tempo a convincerci che non dobbiamo perdere le cose. I'm sorry if the answer sounds slightly pretentious, but I think you always have to go back to roots. Forse la risposta sembra un po' pretenziosa, ma la risposta è, io penso che bisogna sempre tornare alle radici. I mean, the fear is normally of making contact. La paura è spesso quello di stabilire contatto. So, on the whole, fear makes us close off. Quindi, in conclusione, la paura ci fa chiudere. And break connections. E rompere i collegamenti. So we can break connections by looking away. Quindi possiamo rompere questi collegamenti girandoci dall'altra parte. Or we can break connections by performing connection. O possiamo rompere questi collegamenti fingendo altri collegamenti. We can project a false self. Possiamo proiettare un essere falso. Like a newscaster, he has to, you know. Come un presentatore del telegiornale che fa il suo lavoro. We can present a false self, but that's also a cutting off. Quindi possiamo presentare questo essere falso, ma anche questa è una forma di chiusura, di rottura, di rompere il collegamento. But really there's of course very little to be afraid of in rehearsal. Ma nelle prove c'è veramente poco che ci deve fare paura. No actor has died because they gave a bad performance. E finora nessun attore è morto perché ha fatto un cattivo performance. Although it may be a fate, but no, I won't go on. Forse qualcuno è svenuto. Actually, a guy did die in Andromaque, not in my production, in the original production. More, whatever, that lead in Andromaque did actually die because he was emoting so much. He had a heart attack. In realtà, qualcuno è morto perché in Andromaque, in una mia produzione, no, the original, 300 years ago. Not in yours. Nell'originale, 300 anni fa, perché era così emozionato e così intenso su. Emozionato. Yes, he was working himself up. What is at stake? I mean, you have to say to the actors, we're not here to get anything right. Cioè, la questione, la posta in gioco è quello che devi comunicare agli attori, che non siamo qui per avere la cosa corretta, la cosa giusta. There is no perfection. Non esiste la perfezione. Perfection is a vanity. La perfezione è vanità. We're just here to do things as well as we can. Siamo qui per fare le cose al nostro meglio. And we'll work as well as we can. E lavoreremo insieme al nostro meglio. With just some ordinary human kindness. Con soltanto un po' di gentilezza umana. Which I think is very important. Che è una cosa fondamentale, importante. And I think there's very little more to spirituality than just being kind to people. E non c'è tanto altro da aggiungere alla spiritualità che questa semplice gentilezza. So, I mean, through means like that you try to reduce fear. E quindi attraverso questi mezzi si cerca di ridurre la paura. And other things too. E anche altre cose. But reducing fear is, it will never fully go away.
Ma possiamo ridurre la paura, non è che andrà via del tutto. And then the director too, you know. Anche il regista. The most frightening thing is other people's absences. La cosa che spaventa di più è l'assenza delle persone con cui lavoriamo. Mm. The thing I saw in my life that frightened me most, me and Nick, was in Chile, in Santiago de Chile. La cosa che ci ha spaventato a me e Nick di più nella nostra vita era un po' di anni fa in Santiago del Cile. And there was a demonstration and there were some native Indians being dragged off by the police. E c'era una manifestazione che c'erano gli indiani nativi. And I saw there was one che sono stati portati Indian. Via. E c'era uno di questi indiani. And she was upside down and she was being dragged along the cobblestones. E che è stata trascinato su per il ciottolato. Face down with blood pumping. Con la faccia giù e sanguinava nella faccia. And a few others. And they had been thrown into police van. Un po' di altri e sono stati messi in una macchina. But that wasn't what was frightening. What was frightening was quello non ci ha spaventato, ma la cosa che ci ha spaventato. Half the policemen were very beautiful girls. La cosa che ci ha spaventato è che metà dei poliziotti erano delle belle ragazze. Really, really beautiful girls doing their job. Che stavano facendo il loro lavoro. And there were about 40 people in the square, and they were licking ice creams. E che c'erano tipo 40 persone nella piazza che stavano mangiando il gelato. And it was that was what was frightening. E questo loro atteggiamento, questa loro assenza che ci ha spaventato. It's the coexistence of violence with that cutoff. È la coesistenza della violenza con quella rottura di collegamento. So I don't particularly want to judge those people, you know. Quindi non sono qui per giudicare quelle persone. But I think we're frightened. I think the thing that is frightening is when we're cut off. La cosa quindi che mi spaventa di più è quando siamo sconnessi. So that's away from the theater. Questo anche nel teatro. Grazie. Un'altra domanda che vorrei collegare anche a questo tema, peraltro molto profondo, ma avete mai avuto il timore che un vostro spettacolo, un vostro lavoro non stesse andando nella direzione in cui volevate che andasse, che qualcosa non funzionasse nel verso giusto? Avete mai avuto paura del fallimento di un allestimento e se sì, perché? Well, all the time we have terrible fear of. Sì, succede. From one performance to another. Da un performance all'altro ci viene spesso questa paura, quasi sempre. And if I haven't seen the performance for a bit, and one of the actors is not paying attention on stage, and they're off. It's yeah. I mean, you know. Quando sto facendo, che magari non vedo il performance da qualche tempo è noto che uno degli attori ha perso l'attenzione, è terrificante. But I think it's true to say that if you don't go in with a very clear outcome in mind, then the fear is lessened. So you quando entri a fare la produzione e non hai ben chiaro il risultato, sminuisce la paura. Well, so if the project isn't defined in your mind, you don't know how it's going to be, then that's what it is. Se il progetto quindi non è. You haven't failed, you've just created something different. Se il progetto non è così chiaro dall'inizio, così sarà. Forse ho fallito a creare qualcosa di diverso. What Nick's saying is that we don't know what we're doing, so we can't really fail at it. Quello che dice Nick è non sappiamo veramente quello che stiamo facendo, quindi è impossibile un fallimento a quello che stiamo facendo. We go in with an open mind. E c'è una grande verità in questo, perché entriamo con una mentalità aperta. And it changes from week to week and performance to performance. Questo cambia di settimana in settimana, da performance a performance. E vorrei provare a chiedervi una definizione di target, no? Di questa parola chiave del vostro teatro. C'è un libro intero per cogliere la profondità di questo concetto e naturalmente al libro rimandiamo. Però ecco, perché è così importante The Actor and the Target? Well, it's not really a concept, it's just admitting. For example,
that we always have a target, we're always present with something. Non si tratta veramente di un concetto, è una cosa che dobbiamo ammettere. Abbiamo sempre un bersaglio, siamo sempre in contatto con qualche cosa. You know, so even if my attention wanders from you, quindi se la mia attenzione si sposta da voi, you know, I'll be worried about something else, I'll be thinking about something else, I will be somewhere. Mi preoccuperò di qualcos'altro, penserò a qualcos'altro, sarò in qualche luogo. I will always be present somewhere. Sarò sempre presente in qualche posto, in qualche luogo. So when people are absent, quindi quando le persone sono assenti, what we mean is they're somewhere else. Quello che vogliamo dire è che sono altrove. So a great note for an actor is where are you? Quindi un grande nota per un attore è dove sei? Where were you? Dove eri? Where are you going to be? Dove sarai un giorno? But so we are always present with a target. Quindi abbiamo sempre presente questo bersaglio fino alla morte. And then many people have theories thereafter. But at least while we are conscious and alive, there is always a target present. Finché siamo coscienti nella vita, è sempre presente questo bersaglio. And in sleep we dream sometimes. E alle volte nel dormire sogniamo. And then we're present, we're still present with things that are outside us in our dreams. E anche lì c'è una presenza, c'è una nostra presenza, abbiamo un contatto con delle cose che sono fuori di noi. Of course, we're inventing them. E certamente li stiamo inventando. Of course we're inventing them, but that doesn't make any difference. The fact is they're still external to us. Ma questo non fa differenza. La cosa da ricordare è che sono esterni a noi. We're inventing the universe all the time. Stiamo continuamente inventando l'universo, è sempre una cosa esterna a noi. So the target's just something that's there all the time. It's just you have to admit it. Quindi il bersaglio è lì sempre, basta ammetterlo. It's the thing that I'm on, it's where I am now. È la cosa che ho di fronte a me adesso. So it's not yes, it's not an invention, it's just this is how things are. But I think I'm right in saying, am I, Declan? I think that target, you never lighted on the perfect word, because the thing that you are present with, credo che la target sia, is not necessarily the same thing as the target. Credo che la cosa con la quale tu hai stabilito una presenza non è necessariamente sempre il bersaglio. Yeah. What I'm saying is, we're always present with something. I just want to make you present with the thing you want to be present with. Che abbiamo sempre una presenza con qualche cosa. Io nel mio lavoro voglio far sì che diventi presente con quella cosa. We know what we're doing. Sappiamo più o meno quello che stiamo facendo. Domande, riflessioni, richieste, suggerimenti da parte vostra. Approfondimenti, avanti. Una domanda. Un secondo, forse prendiamo il microfono. I love the way the bell starts to toll. Il campanile che suona proprio in questo momento. It's going to be some terrible question. Sarà una domanda terribile questa. Allora, io ho una domanda che mi piacerebbe rivolgere soprattutto a Nick Cormerod, perché in quanto space designer della compagnia, insomma. Io ho visto La Tempesta l'anno scorso a Napoli, nell'ambito del Napoli Teatro Festival, e sono rimasta particolarmente colpita dal modo in cui è stato disegnato lo spazio. Perché che lo spazio sia una componente importante del teatro di regia è ormai acquisito ed assodato, però nel lavoro di Chick Bajol e in generale proprio nel lavoro di questi due maestri, io rintraccio un disegno dello spazio che va a intrecciarsi profondamente con la recitazione. È come se lo spazio determinasse la relazione tra gli attori. Per cui la mia domanda è: in che modo si lavora sulla scena disegnando anche lo spazio, e come si intrecciano queste due componenti? How do you link those two components? I just did the story of how you arrived at. You link the two components between it, whether the space determines how the actors relate. Tara Pets. It's a process. I hate to use the word organic, but for us it is a process of a long process, probably, of watching what the actors are doing and then relating them
to a space. A me non piace molto usare la parola organica, ma si tratta sempre di un processo naturale in cui si cerca di capire cosa stanno facendo gli attori e poi relazionare loro allo spazio. In fact, in The Tempest, we were able to rehearse in a forest in the summer by a lake for 2 weeks with all the actors. Nella Tempesta ci è stato chiesto di lavorare in una foresta vicino a un lago insieme a tutti gli attori. And it was from what they were doing that we came up with this idea of the set as you saw it, which ironically had doors. There were no doors in Toropets, it was just a forest and a lake. But I can't explain how that came about, but it is an organic process. Allora, è attraverso l'azione degli attori che ha dettato lo spazio, che stranamente ci ha portato all'invenzione delle porte, che poi non c'erano, eravamo lì vicino a una foresta e un lago, ma l'invenzione delle porte è arrivato attraverso questo insieme di azioni fatte dagli attori. E quindi il processo sì è in effetti organico. Well, we brought the actors away for 2 weeks and asked them to perform etudes, to perform sequences. Beh, abbiamo portato via gli attori per 2 settimane e gli abbiamo chiesto di fare dei piccoli esercizi, dei piccoli studi. So it was very hot, so they immediately jumped in the lake and started doing shipwrecks. E c'era un gran caldo e quindi loro sono subito andati nel lago e facevano dei naufragi, inventavano dei naufragi. And they did a wonderful shipwreck. They tied 2 boats together and separated them. E hanno fatto un bellissimo naufragio in cui hanno legato 2 barche insieme e poi li hanno separati. And then they did these wonderful amphibious landings through the mud of the all the different characters coming from the water. E facevano questi atterraggi bellissimi, anfibi, con tutti i diversi personaggi che emergevano dall'acqua per arrivare a terra. And we decided we must have water. E abbiamo capito che lì che sì, ci deve essere l'acqua. And there's a line in The Tempest which Shakespeare wrote to preserve the expensive costume. E c'è una linea, c'è una battuta nella Tempesta che è scritto da Shakespeare che era per preservare il costume costoso. He says, it's amazing, we've just had a shipwreck and all our costumes are as dry and clean as the first day we wore them. Quindi, sì, è incredibile, abbiamo appena avuto un naufragio e tutti i nostri costumi sono così e perfetti e asciutti come quando il primo giorno li abbiamo comprati. I've done a lot of Tempest. We've done The Tempest before. Ho fatto molte versioni della Tempesta. And I thought, sod that line, we'll cut that line. Questa la tagliamo, questa battuta la tagliamo. It was wonderful seeing them wet. Perché era bellissimo vederli tutti bagnati. So the whole thing was just about how they're going to deal with being completely soaked. Quindi tutto l'opera teatrale diventa come gestire la questione quando tutti gli attori sono completamente fradici. But the doors came completely from Nick. Ma le porte sono arrivate per un'idea di Nick. And, we worked with them. I'm sorry? Yeah, I mean, Nick does have ideas. Nick in effetti ha delle idee. No, by that I mean I sort of don't have ideas in a funny kind of way. Io invece in un modo un po' buffo non li ho. This thing will arrive like there are 3 doors and you think, oh, that's and a lake, so that's and you use them, but it's come because he's part of the process, you know. Questo è una parte naturale del processo, quindi vabbè, abbiamo pensato, Nick ha pensato a queste porte e poi vabbè, le abbiamo utilizzate. You know, he's there every second. Lì sempre presente, c'è sempre. Altre domande? Una qua e poi 2. Hi. You spoke about grace and attention earlier. And about you said grace. Grace. Yes, sorry. And you said that attention is a gift.
Yes. Ha parlato Declan prima di della grazia e la tensione e che la tensione è spesso un regalo. If I don't have that gift, how can I cultivate it and try to be a better actor? And also, what do you mean by grace? Se non ho quel regalo, come posso coltivarlo per diventare un attore migliore? E altra domanda è, cosa intendi per grazia? Well, very few people know what they mean by grace. The Catholic Church thinks it does. You know. Molto poche persone capiscono il vero significato di grazia. Forse la Chiesa Cattolica crede di sapere cosa anyway, si intende. Maybe it's right. Forse ha ragione. And maybe you can pray for grace. E forse puoi pregare per ottenere la grazia. I mean, the Catholics say, though. No, but the Catholics say, and I was brought up as a Catholic, so it's still there. If you put yourself in the way of grace, it comes. Ma i cattolici dicono, credono, e io sono cresciuto cattolico. Se tu ti metti nella via della grazia, la grazia arriverà. So it's not so much that you can pray for grace, you can just put yourself in a place where it comes. Quindi non puoi veramente pregare per ottenere la grazia. To be open for it. Puoi posizionarti in un posto, in un luogo dove arriva e essere aperto al suo arrivo. A lot of Catholic dogma is quite practically useful. C'è un po' del dogma cattolico che può essere in effetti utile alle volte. But what I mean is, and this is very important, you are not entitled, none of us are entitled to attention. Quello che voglio dire, questa è una cosa molto importante, che nessuno di noi ha il diritto ad avere l'attenzione. It's another problem that I don't know if it's a modern problem or not. Maybe I'm just growing old, but it seems to be getting worse. Non è necessariamente un problema moderno, forse sto invecchiando io e questa cosa sta peggiorando. People feel more and more that they are entitled to things. Che la gente in generale pensa sempre di più di avere diritto alle cose. That I have a lot of rights. Ho molti diritti. But the problem is, I have no right to do good work. Il problema è che io non ho nessun diritto di fare un buon lavoro. I can do very bad work. Posso fare molto un brutto lavoro. And I'm lucky when I do good work. E sono molto fortunato quando lo faccio bene. And I have to be very, very grateful to do if I do good work. E devo essere molto, molto grato quando faccio un buon lavoro. Questa è una cosa importante. And this is a whole aspect that we don't talk about anymore. So, when we get the gift of attention, we need to be grateful. E questo è un grande aspetto di cui non parliamo spesso. Quindi quando capita che abbiamo, che otteniamo, che riceviamo l'attenzione, dobbiamo essere molto grati. And that tends to be good. E questo è sì, tende a essere una cosa buona. To encourage it. E questo tende a incoraggiare l'arrivo dell'attenzione. And I think the cultivation of gratitude is really important, and unfortunately it's really unfashionable. Quindi la coltivazione della gratitudine è una cosa molto importante, anche se non molto popolare. And what runs against it is the acquisition of rights. E quello che contrasta questo è l'acquisizione di diritti. I mean, I have no right to wake up tomorrow morning. Io non ho il diritto di svegliarmi domani mattina. I don't really believe that, but it's true. No, non è che credo veramente questa cosa, ma è vero. Just because I don't believe it doesn't mean to say it isn't true. Solo per il fatto che non lo credo non vuol dire che non sia vero. And we've given ourselves so many rights. E ci abbiamo dato troppi, così tanti diritti. That we are terrified out of our wits. Che siamo diventati impauriti. The more rights we have, the more we frighten ourselves. Più diritti abbiamo, più ci spaventiamo. Because it's just not how life works. Perché così non funziona veramente la vita. So the answer is, it's a mystery where attention comes from. Quindi per rispondere alla tua domanda è un vero mistero capire da dove arriva l'attenzione. See, one day we can do good work. Un giorno possiamo fare un buon lavoro. And you think this is wonderful work. E pensi questo è un meraviglioso lavoro. And then you go back the next day and you do the same work. E torni il giorno dopo, fai lo stesso lavoro. And it's terrible. Ed è terribile.
So you can either go, damn, why is it bad? Quindi puoi dire, dannazione, quanto è brutto questo. Or say, or try and be grateful for yesterday. O provare a essere grato per il giorno prima again. E sperare che ritorni. Of course, there are a lot of these things are habit. Quindi molte di queste cose sono basate sull'abitudine. But does that make sense what I'm saying? It's è chiaro questo? Was that all the, your question? I mean, what I mean by grace is the fact that something is a gift. Quello che intendo per grazia è il fatto che qualcosa è un regalo, è un dono. We notice in life sometimes that a lot of people have a problem saying thank you. Notiamo spesso nella vita che alcuni hanno difficoltà a dire grazie. Sometimes we have it ourselves. Abbiamo noi stessi questo problema. And it's connected with things like loss and loss of control. E queste sono cose collegate al problema della perdita e il perdere il controllo. I think if we are open and present. Io penso che se siamo aperti e presenti. I think if we remember what the rabbi said, it helps. Se ricordiamo quello che ha detto il rabbino, ci può aiutare. Somebody asked a rabbi once why nobody could see God anymore. Una volta uno chiese a un rabbino perché nessuno vede più Dio. And he answered because no one can stoop low enough. E rispose il rabbino perché nessuno sa più inchinarsi abbastanza in basso. Sorry, I'm starting to sound like Pope John the 23rd. Adesso, but actually, mi sembro. Before I want to say something rude soon, but it's very, very important to keep yourself small and keep yourself open. È molto importante tenersi piccoli ma allo stesso tempo aperti. And you have no rights. I have no right to be a good director. Voi non avete nessun diritto, io non ho nessun diritto ad essere un buon regista. My next job can be terrible. Il prossimo mio lavoro può essere terribile. Maybe it will be. Forse lo sarà. I should be just grateful that I've managed to do some things that some people like a lot. Devo essere solo grato di aver fatto in vita mia alcune cose che alcune persone amano molto. Thank you. Grazie. Abbiamo un'ultima domanda, magari possibilmente breve, grazie. Grazie. Hi, I'm Annabelle. I wanted to ask you about intimacy. Yes. Back what you were saying before. Una domanda sull'intimità a cui hai accennato prima. I'm just an art student who also does performance, and what I wanted to ask you is how do you see the fact of breaking the walls of the theater and building intimacy with humanity by bringing acting outside the theater. Like, how do you see that? Io sono solo una studentessa di arte e mi interessa di performance. Com'è che si può rompere i muri del teatro e portare delle persone da fuori dentro? Sempre incentrate sulla domanda riguardo l'intimità. Well, what you say is very interesting. Quello che dici è molto interessante. I have to say, I look at things slightly differently. Io vedo le cose in maniera un po' diversa. I think I have learned to achieve intimacy by quite strong walls. Io penso di essere riuscito a ottenere l'intimità attraverso la costruzione di muri molto forti. So, for example, at the National Theatre once in London, there was an idea many years ago to build a window on the rehearsal room. Quindi c'è stata l'idea al Teatro Nazionale dove lavoravo di inserire una finestra sulla stanza delle prove. So that the people could see rehearsals. In modo che le persone potessero vedere dentro le prove. And break down the elitist and the sort of elitist temple view of theater. E così in questo modo rompere questa visione elitaria del teatro. And I was an associate director at the time. Ero direttore associato all'epoca. And it was a democratic move. Ed era una mossa democratica la mia. To democratize the process of rehearsal.
per creare un processo più democratico all'interno delle prove. And those of you who know me a little bit will now know that I went completely hysterical. E adesso voi che mi conoscete un po' capirete che io mi sono impazzito. And was very glad I wasn't armed. E per fortuna non ero armato. Because it's hard enough to get intimacy in a rehearsal room going anyway. È già difficile di per sé creare o ottenere l'intimità all'interno di una stanza di prove, così senza avere persone che mangiano gelato che But your question I do take seriously, but I think that you are talking about democratizing a theater process to take it from the building into the street. And that's a serious thing to do. Però per rispondere seriamente alla tua domanda, forse stai parlando di un processo di democratizzazione per cui si porta l'esperienza del teatro fuori nella strada. But it will be the same problem, which is how then once I'm on the street do I make intimate contact with very few rules. Il problema è che sussiste lo stesso problema, perché una volta arrivati sulla strada si torna a domandarsi per com'è che riesco a stabilire un contatto così importante con poche regole. I think that's the problem. I mean, no, it's the problem. Credo che questo in effetti sia il problema. I mean, I'm not saying I have a problem too. We all have a problem. E nel caso di un happening maybe yes and maybe no. Forse sì e forse no. Yes, maybe something amazing can happen and you have an intimate connection with people. Può accadere una cosa meravigliosa e in cui si stabilisce un collegamento vero. Signorina, non è un dialogo, maybe it's a firework display, maybe it's something that excites us. Può essere una cosa che ci eccita, che ci piace, but has no life. Che non ha vita. And that's the other uncomfortable choice that I would pose. E questa è un'altra scelta scomoda di cui vi pongo. That you need to make a choice, all of us, you know, in our work between excitement and life. Che dovete fare una scelta tra l'eccitazione e la vita. The important thing is to be alive. La cosa importante è essere vivi. Sometimes excitement happens, that's fine. Può accadere, sì, l'eccitazione, va bene. But if you seek excitement, però se cercate l'eccitazione, you will find death, I think. Troverai la morte, so, penso io. That's what I've found. È quello che ho trovato io. From the other end of a spectrum, of an age group. Anyway, sì. Please go on. Bene, io ringrazierei e ringrazio Nick Ormerod, Declan Donnellan, grazie a tutti voi. Appuntamento domani alle 7 qui. Grazie. Well done.